sitcom statunitense di cui sono state realizzate in tutto 10 stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, formato dalle ragazze Rachel Green, Monica Geller e Phoebe Buffay, e dai ragazzi Ross Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani. All'inizio della sitcom, Rachel lascia il fidanzato sull'altare e si trasferisce a vivere da Monica, sua amica ai tempi del liceo. Per potersi mantenere è costretta ad accettare un lavoro da cameriera al Central Perk, luogo di ritrovo dei protagonisti della serie. Tuttavia, lascerà il lavoro da cameriera per tentare la carriera nel mondo della moda. Rachel ha la fobia dell'oculista, inoltre, ogni volta che riceve dei regali, li fa cambiare il giorno dopo, anche se comunque conserva quelli che contano davvero per lei. Monica è un'ottima cuoca professionista e dopo aver fatto la gavetta per molto tempo, lavorerà in prestigiosi ristoranti. È dotata di un'esagerata e spesso inutile competitività, che in un'occasione ha costretto lei e Rachel a fare a cambio di appartamento con Joey e Chandler, in seguito ad una partita con domande sulla vita dei contendenti. Se qualcuno critica le capacità di Monica, sia in cucina che in altri campi, lei è disposta a tutto pur di far cambiare idea e dimostrare di essere sempre la migliore. Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her leg. She would merengue and do the cha-cha. And while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more at the L'intricata storia familiare fa crescere Phoebe come una ragazza spesso infantile, ingenua e innocente, al punto di credere ancora a Babbo Natale. Phoebe ha molti principi in cui crede fermamente, anche se spesso e volentieri tende a venirne a meno. È vegetariana convinta, anche se si lascia convincere a mangiare carne durante la gravidanza, e non accetta le pellicce, anche se dimostra di gradirne l'eleganza. Si batte persino per i diritti delle piante, al punto di boicottare gli alberi di Natale e piangere ed organizzare funerali quando muoiono i fiori. Per mantenersi, Phoebe fa la massaggiatrice, ma il suo hobby principale è sicuramente quello di suonare la chitarra al Central Perk. Joey è un attore, inizialmente con scarsa fortuna, in ambito televisivo. Il suo miglior amico è Chandler e una delle gag ricorrenti di Friends sono i loro litigi. Il loro rapporto ha molti tratti in comune con quelli coniugali, ma spesso scade nell'adolescenziale se non nell'infantilismo. Nel corso della serie perdono Ben, figlio di Ross, su un autobus, sostituiscono il tavolo da pranzo con un biliardino. Usano i reggiseni di Rachel come fionde per lanciare gavettoni per strada. Costruiscono da soli un mobile che solo alla fine scoprono essere troppo largo e adotteranno un gallo e un'oca. Ross è considerato da molti il membro più intelligente del gruppo ed è noto per il suo atteggiamento bizzarro ma adorabile. I suoi sentimenti per Rachel, che iniziarono con un'infatuazione al liceo, sono un tema ricorrente del suo percorso narrativo. Allo stesso modo, la loro relazione fatta di tira e molla è uno dei temi ricorrenti di Friends.